Oggi inauguro una nuova rubrica del canale che chiamerò Classici. In questa rubrica commenterò delle pagine, dei capitoli di alcuni classici del pensiero filosofico. In particolare, oggi vorrei commentare il capitolo terzo di un libro di Severino che si intitola Tautotes. In Tautotes, Severino imbastisce un corpo a corpo molto serrato con Hegel. In particolare, il capitolo terzo di Tautotes mi sembra particolarmente significativo. Si intitola La dialettica e la contraddizione del divenir altro. E in questo capitolo, effettivamente, si chiariscono, secondo me, molte critiche che Severino fa non solo a Hegel, ma in generale al cosiddetto nichilismo, cioè a tutto il pensiero metafisico. Prima di vedere tutto ciò, tuttavia, consiglio anzitutto la lettura di questo libro che ho scritto io, si intitola Metafisica, l'editore Mursia. E poi ricordo che io tengo anche lezioni private online di metafisica, quindi se siete interessati potete contattarmi. Bene, cosa ci dice Severino nel capitolo terzo di Tautotes? Ci dice: il pensiero di Hegel appartiene in modo eminente al nichilismo. E che cosa dice Hegel? Continua Severino dicendoci: il pensiero decisivo di Hegel, che quindi è quel pensiero che appartiene in modo eminente al nichilismo, dice quanto segue, dice Severino. Per Hegel, là dove c'è la contraddizione, non c'è il divenir altro, mentre là dove il divenire si costituisce veramente e concretamente, là la contraddizione è tolta. Quindi per Hegel e quindi per il nichilismo, là dove c'è la contraddizione, non c'è il divenire. Mentre il divenire, quando è inteso in modo autentico, è ciò che toglie la contraddizione. Quindi il nichilismo afferma nel modo più significativo proprio in Hegel, il nichilismo afferma che la contraddizione è tolta ed è tolta proprio nel processo dialettico e dialettica significa divenire, scrive Severino. Quindi il divenire afferma il principio di non contraddizione. Il principio di non contraddizione è il fulcro attorno al quale ruota il discorso metafisico, cioè il discorso del nichilismo. Okay? Nichilismo ti dice: la contraddizione non può esistere là dove c'è divenire. Questo è il pensiero del nichilismo. Ora, dice Severino, Hegel può affermare il divenire come toglimento della contraddizione perché Hegel non sa scorgere la contraddizione autentica. La contraddizione autentica, dice Severino, è quella contraddizione che si mantiene al di fuori della preistoria e della storia dell'Occidente, cioè della storia della metafisica, cioè della storia del nichilismo. All'interno del nichilismo, all'interno della metafisica, non si scorge la contraddizione autentica. E qual è la contraddizione autentica, disse Severino? È la contraddizione che vede e comprende sé come tolta in modo originario. La contraddizione autentica afferma l'impossibilità dell'esistenza del suo contenuto. Mentre tutto il pensiero nichilistico pone la contraddizione come esistente, laddove la contraddizione autentica si pone come originariamente tolta. Invece il pensiero dialettico pone da principio la contraddizione del divenire per poi toglierla alla fine del processo dialettico. E quindi questa contraddizione,
il nichilismo vede nel divenire stesso all'inizio del suo processo non può essere la contraddizione autentica, perché, ripeto, la contraddizione, se fosse realmente autentica, non potrebbe essere posta come esistente nemmeno all'inizio del processo. Mentre il nichilismo all'inizio del processo del divenire pone la contraddizione e poi la pone come superata, negata, solamente alla fine dello stesso processo del divenire, dello stesso processo dialettico. All'inizio del divenire, per Hegel, la contraddizione è esistente. E in un secondo momento questa contraddizione, intesa da principio come esistente, viene scoperta come non autentica contraddizione, principio di non contraddizione. Mentre per Severino la contraddizione deve essere intesa come autentica, e cioè nemmeno all'inizio del processo può essere posta come esistente. Dunque, se vediamo la contraddizione come tolta fin dal principio, come originariamente inesistente, allora non c'è divenire, allora tutto è eterno. Se tu vedi la contraddizione come autentica, cioè affermi l'impossibilità della sua esistenza in qualsiasi momento del processo, allora scopri che tutto è eterno. Mentre il nichilismo all'inizio pone la contraddizione e quindi non la vede come autentica, pone una contraddizione mascherata, dice Severino in Tautotes. All'inizio del processo dialettico il nichilismo pone la contraddizione come esistente e poi la vede come non contraddittoria solo alla fine del processo. Ma questo, dirà Severino in essenza il nichilismo, che è il tipico modo di ragionare il nichilismo, è un modo di ragionare per il quale si chiude la stalla dopo che i buoi sono usciti, cioè si afferma la non contraddizione dopo che all'inizio del processo la si è posta come esistente. Mentre, se vogliamo essere coerenti, dobbiamo affermarla come negata già all'inizio del processo, e quindi dobbiamo affermare che tutto è eterno, e quindi dobbiamo affermare che il divenire non esiste. Invece per Hegel, così come per tutta la storia della metafisica, il divenire è l'evidenza originaria. Il divenire è l'evidenza originaria. Allora, all'inizio del processo dialettico, dice Hegel, noi intendiamo le parti astrattamente, assolutizziamo le parti, vediamo la parte, non vediamo il tutto. No, questo è il modo di ragionare dell'intelletto, non della ragione. L'intelletto è ciò che sta in origine del processo dialettico, e l'intelletto vede la contraddizione come esistente e quindi non vede la contraddizione autentica. Per l'intelletto A è A e non può essere B. E tuttavia l'intelletto vede già il divenire come evidenza originaria, perché l'intelletto sta all'interno della scacchiera del nichilismo. E quindi, da un lato, l'intelletto assolutizza A, che è solamente identico ad A, B, che è solamente identico a B, e non è possibile che A sia anche B, e quindi non è possibile che ci stia il divenire. Ma al contempo l'intelletto vede il divenire come esistente, come evidenza originaria. E quindi la contraddizione è vissuta dall'intelletto, proprio perché per l'intelletto astratto A è solo A, non può essere B, e quindi non ci può essere il divenire, però l'intelletto stesso vede il divenire come evidenza originaria, e quindi sente la contraddizione. Sente la contraddizione. E tuttavia la contraddizione esiste. L'intelletto sente che la contraddizione è esistente. Nonostante veda che A non possa essere B, al contempo la sua percezione originaria del mondo, in quanto sta all'interno della scacchiera del nichilismo, è quella per la quale A è uguale a B. E quindi c'è la contraddizione come evidente. Questo è il primo momento del processo dialettico, no? Poi arriva la ragione. La ragione vede che A può essere anche B, e la ragione giustifica che A è B, cioè giustifica il divenire, togliendo la contraddizione. Cioè la ragione scopre che dire che A è uguale a B non è contraddittorio. E quindi quella che l'intelletto vedeva come una contraddizione esistente, cioè il divenire, viene scoperta come una contraddizione tolta dalla ragione.
Perseverino, questo impianto è totalmente folle, perché Perseverino A uguale a B non è una contraddizione esistente, è una contraddizione originariamente tolta che non può esistere nemmeno all'inizio del processo. Non si tratta di giustificare la non contraddittorietà del divenire, ma si tratta, Perseverino, di prendere atto dell'impossibilità del divenire, comprendere che il divenire non è l'evidenza originaria. Quindi, insomma, Hegel non è affatto un nemico del pensiero astratto, del pensiero intellettuale. Anzi, Hegel si serve dell'intelletto per porre la contraddizione come esistente e che poi verrà tolta dalla ragione. Ponendo la contraddizione come esistente, può affermare il divenire. È solo sulla base dell'intelletto astratto che Hegel può affermare il divenire come evidenza originaria alla fine del processo. Tolta come contraddittoria. Ecco, a tal proposito, nel capitolo terzo di Tautotes, Severino scrive: proprio nel metodo dialettico, dove la contraddizione del divenire altro si presenta come tolta, nel metodo dialettico la contraddizione originaria esistente è posta come tolta. Il pensiero di Hegel afferma, mascherandola, l'identità impossibile del qualcosa e del suo altro, ossia l'identità simpliciter dei non identici. Hegel, nel pensiero astratto, dice A è uguale a A, però c'è il divenire come evidenza originaria. Con il pensiero concreto, questa evidenza originaria, cioè questa contraddizione esistente, è scoperta come non contraddittoria. Mentre il pensiero severiniano antimetafisico dice: noi dobbiamo comprendere che quella che sembra una contraddizione originaria in realtà è originariamente tolta, perché la contraddizione, quando non è mascherata, quando è intesa come autentica, non può esistere. Il contenuto non può essere esistente. E quindi l'evidenza originaria per Severino non è il divenire, ma è ciò che toglie quella che sembra, agli occhi del nichilismo, l'evidenza originaria, cioè l'esistenza della contraddizione. La contraddizione autentica non può avere il suo contenuto come esistente. Dunque, dicendo che il vero è l'intero, Hegel pone come esistente la contraddizione all'inizio del processo e poi la risolve in un secondo momento, e questa è appunto la Aufhebung, no? La risolve come non contraddittoria, quando il dato particolare è appunto risolto nel risultato, nell'assoluto, il vero è l'intero. Quindi per Hegel è necessaria la realtà della contraddizione per affermare il risultato che nega la contraddizione. Cioè Hegel ti dice: A è uguale ad A deve essere da principio posto come contraddittorio, per poi comprenderlo come non contraddittorio, cioè per poi comprendere quella contraddizione originaria esistente come tolta, come negata. Perché dice Hegel, anzitutto A uguale ad A, non lo dico così da alata testa d'angelo, ma lo dico in un modo storico, diveniente, alienato, e quindi la contraddizione deve essere reale. Inoltre, su un piano proprio più teoretico, A è uguale ad A non è mera identità, perché la A che precede e segue l'uguale è diversa dall'uguale. Quindi già per dire che A è identico ad A, devo utilizzare il non identico rispetto ad A, che è l'identico che pone la relazione tra A e A. No. Questa cosa aveva già capito a Platone, ma Severino è totalmente sordo a tutto questo discorso. Hegel, insomma, il divenire è contraddittorio per il pensiero isolante, ma il pensiero isolante deve porre come esistente questa contraddizione. E
La contraddizione appunto posta dall'intelletto isolante deve esistere realmente, perché se non esistesse realmente non ci sarebbe alienazione, non ci sarebbe processo storico. Tutte le cose sono in se stesse contraddittorie, scrive Hegel. Le cose sono contraddittorie in quanto sono prese astrattamente, cioè all'inizio del processo. All'inizio del processo, con il pensiero astratto, la contraddizione delle determinazioni astratte è esistente, è reale. E l'essenza del finito, della determinazione astratta, è quella di togliere se stesso. Ragione. Ma toglimento è toglimento di una contraddizione che si dà come esistente in origine. Perché se non si desse in origine come esistente, non si avrebbe il risultato finale, la fatica del concetto che si struttura nel divenire, evidenza originaria. A proposito, Hegel dice proprio che il divenire, la dialettica, è la Darstellung, cioè il mostrarsi, della contraddizione originaria, cioè di quella contraddizione che in origine è reale. È necessario l'intelletto astratto. Se avessimo solo ragione senza intelletto astratto, avremmo una totalità vuota, priva di processo, priva di storia, in ultima istanza priva di senso, priva di etica. L'alienazione c'è. È un'evidenza, se non ci fosse l'alienazione non ci sarebbe nemmeno uno scontro tra chi sostiene il divenire e chi dice che tutto è eterno. Se non ci fosse alienazione non ci sarebbero case editrici che pubblicano libri che argomentano contro il divenire. Anche questi sono un processo storico, sono frutto di alienazione. E quindi l'intelletto astratto ci deve essere, quindi la contraddizione deve essere posta come esistente in origine, originariamente. Deve essere appunto la Darstellung della contraddizione originaria al divenire. Ecco, ed è qui che secondo me si affaccia un po' il punto critico del discorso, dell'interpretazione che Severino fa di Hegel e non solo di Hegel, ma anche di Platone. Cioè, ci dice Severino, per Hegel la dialettica è il divenire. Benissimo. Nella dialettica la contraddizione è posta come esistente dal pensiero astratto e poi è tolta in seconda battuta, cioè è posta come negata, superata dal pensiero concreto, dalla ragione. Nella dialettica, quindi dice Hegel, dice Severino su Hegel, nella dialettica la determinazione astratta, intellettuale, che è contraddizione esistente, è posta come niente dalla prospettiva della ragione. E quindi l'accidente viene posto come negata, cioè viene entificato il nulla nel processo del divenire, no? Perché quella contraddizione esistente poi viene tolta, viene nientificata alla fine del processo. E quindi da un lato c'è l'accidente che viene posto e poi viene posto nel nulla dalla dialettica e rimane solamente ciò che è concreto, cioè la categoria del pensiero concreto, cioè le pure essenzialità, le chiama Hegel. Tutti gli accidenti andrebbero nel nulla. Questo è il discorso che fa Severino, che dice quindi, ecco, tutto questo discorso ci fa entificare il nulla. È una banalizzazione il discorso hegeliano, questa. È una banalizzazione. Per Hegel, gli enti del pensiero astratto non sono altri enti rispetto alle pure essenzialità del pensiero concreto. Non è che gli enti astratti cadono nel nulla e quindi abbiamo solo le categorie. Cioè, non è affatto così. Esattamente come per Platone, non è che c'è questa matita, questa penna empirica e poi c'è l'idea di penna e quindi questa penna empirica poi cade nel nulla, diventa cenere e ho solo quella categoria pura, quella pura essenzialità che è l'idea di penna. Ma l'idea di penna e la penna empirica sono due modi di manifestarsi
del medesimo ente. Non è che quando vedo questa penna empirica non sto vedendo l'idea, e quando vedo l'idea non vedo questa penna empirica. Ma io questa penna empirica la posso intenzionare come qualcosa di diveniente, e allora sono nell'alienazione, oppure la intenziono come categoria, come idea. Ma è necessario, questo dicono Platone e Hegel, è necessario intenzionarla anche nell'alienazione, perché se non avessi l'alienazione non avrei la pura essenzialità. Invece per Severino, nell'interpretazione severiniana appunto di Hegel e di Platone, questa penna empirica e la pura essenzialità sono due enti diversi, con il risultato che questa penna empirica è identica a nulla. Ma non è così. Non è così. Cioè la distinzione che fanno Hegel e Platone è una distinzione gnoseologica, ma l'oggetto intenzionato è sempre il medesimo, non è che l'accidente è diverso dalla pura essenzialità. Non è che il mondo degli accidenti è un mondo di cose che sono nulla. Non è così. Non è così. Quindi sì, questa critica a Hegel che fa Severino in Tautotes, io non so se Severino sia in buona o in cattiva fede, però effettivamente va a banalizzare all'estremo il discorso hegeliano, che in realtà è più interessante, ecco, di così. Ma va bene adesso. Grazie per l'attenzione.